Primo maggio a Prato, con lo sguardo puntato all'Europa per un sindacato più coeso a livello internazionale. Che il mondo del lavoro si ricompatti non soltanto a livello nazionale ma a livello europeo. Lo abbiamo dimostrato con la manifestazione che abbiamo fatto il 26 aprile a Bruxelles, tutti i sindacati, quello italiano insieme a tutti i sindacati europei. C'è bisogno di un'Europa più forte, un'Europa dei diritti e un'Europa del lavoro. Ancora di drammatica attualità sono tuttavia le morti sul lavoro. È un dramma, è un'emergenza, ma ormai da troppo tempo. Già l'anno scorso abbiamo festeggiato e celebrato qui a Prato il 1° maggio all'insegna appunto di una parola d'ordine che era basta morti sul lavoro, e quest'anno lo ricorderemo ancora perché sembra quasi assurdo che in un paese che tecnologicamente comunque è avanzato ci siano ancora tante morti sul lavoro. Abbiamo bisogno di lavorare di più tutti insieme, le istituzioni e le parti sociali, per garantire comunque che ci sia un lavoro, ma che ci sia un lavoro anche dignitoso, e la dignità passa anche per la salute e sicurezza sul lavoro. La produzione industriale segna un più 0,2%, prudente il giudizio del sindacato. Un numero che è ancora troppo basso e che quindi poi andrà monitorato per capire se è una tendenza in crescendo oppure se è soltanto un picco momentaneo. Quello che è sicuro è che comunque per avere dei risultati ottimali bisogna comunque investire di più. CGL e CISL e UIL l'hanno detto nella piattaforma che hanno presentato al governo e continuano a ribadirlo. Bisogna che ci siano più investimenti pubblici e bisogna anche garantire quindi che ci possano essere degli investimenti privati, perché bisogna ridare forza all'economia e bisogna che il sistema paese nel suo insieme possa crescere.